Vedo numerosi, sono veramente contento perché non immaginavo un'affluenza così alta di pubblico oggi pomeriggio a Imperia. E quello di questa sera è un concerto che veramente ci onora molto perché oltre ad esserci il gruppo dei Birkin Tree di Fabio Rinaldo, che è un gruppo savonese e genovese che da anni calca le scene della musica irlandese, non solo in Italia, ma in tutta Europa e anche in tutto il mondo, abbiamo insieme a noi una ballerina strepitosa, così mi hanno detto, sì, poi lo vedremo dopo, di Dublino, di un paesino vicino a Dublino, onestamente non mi ricordo il nome, certa Catherine McGowan, vera irlandese, che ci farà vedere appunto le danze del loro paese, ricche di fantasia, ma soprattutto ricche di suggestione. Tiene presente, fra l'altro, che fra 2 giorni sarà San Patrizio, St. Patrick, è il santo patrono degli irlandesi, e che in altri paesi, in Irlanda, ma anche negli Stati Uniti, viene celebrato con grandi manifestazioni, perché ben sappiamo che gli Stati Uniti è uno dei paesi dove l'emigrazione irlandese di metà 800 ha portato milioni di persone. Ecco, boh, forse questa è che vedo questa sera una risposta alle tante polemiche che si sono lette anche nei giorni scorsi. Noi del settore cultura, del quello di Imperia, di cui io mi onoro di essere dirigente, vogliamo rispondere con i fatti, con la cultura, perché la cultura deve essere multietnica, poi addirittura qua è cultura europea, quindi fa parte del nostro patrimonio, perché siamo tutti cittadini dell'Europa, e quindi spero proprio veramente di poter avere un bel pomeriggio per me, perché so che sarà anche un bel pomeriggio per tutti voi. Quindi ho già parlato fin troppo e chiamo sul palco i Birkin Tree e Kathleen.